Ciao e benvenuto in Camperis. Nel video di oggi vediamo un furgonato per 4 persone, il Weinsberg Carabus 601 MQH. Questo è un camper adatto per chi cerca un furgonato comodo per 4 persone. Infatti, in soli 5,99 metri di lunghezza, questo veicolo ha due letti matrimoniali sempre pronti. Non è sicuramente un camper adatto a chi vuole grandi spazi interni, infatti il Weinsberg 601 MQH ha letti grandi, tanta possibilità di stivaggio in armadi e baule posteriore, ma ha una vivibilità interna limitata. Il camper ha una dinetta anteriore avanzata, con i due sedili anteriori girevoli, che consentono a 4 persone di sedere comodamente. Il tavolo ha anche la possibilità di essere allargato, per avere un piano di appoggio più grande quando si è a tavola. Sopra la dinette c'è un letto matrimoniale comodo per 2 persone che quando scende ci consente un'altezza sufficientemente elevata anche per utilizzare il tavolo con il letto abbassato. La cucina è lineare ed è in corrispondenza della porta di uscita. È composta da 2 fuochi, un lavandino, 5 cassetti per le stoviglie e un frigorifero da 90 litri, posizionato tra il piano cucina e il letto posteriore, ad altezza uomo e quindi di facile accesso. Il WC e la doccia sono in un unico vano. Per fare la doccia è disponibile una tenda con una speciale camera d'aria che ti permette di mantenere la tenda lontana dal corpo mentre la usi. È un sistema veramente ben studiato. Nella parte posteriore c'è un comodo letto matrimoniale per 2 persone, largo 1,40 metri e lungo 1,94. Quello che impressiona particolarmente nella zona notte di questo camper è la capienza dei mobili sopra il letto. È veramente incredibile che in un camper così piccolo possano esserci così tanti armadietti. Questo modello è alto 3,20 metri e largo 2,05 metri. Per costruirlo è stata utilizzata la base del furgone Ducato, quindi il materiale di costruzione esterno è lamiera, come le automobili. La parte del tetto che contiene il secondo letto matrimoniale è costruito totalmente in uno stampo in monoblocco di vetro resina, che gli regala un design giovane e dinamico, oltre che garantire un'ottima coibentazione. Sono molto spaziosi i letti di questo camper, c'è anche tanto spazio per gli armadi che sono molto capienti. C'è un po' meno spazio per muoversi all'interno del veicolo, ma il piccolo sacrificio che siamo disposti a fare pur di avere un veicolo lungo solo 5,99 metri e largo 2,05 metri. Molto spazio anche sotto il letto posteriore, dove troviamo un baule utilizzabile per lo stivaggio di sedie, tavolini e tanto altro ancora. Weinsberg produce furgonati da oltre 60 anni, quindi la sua grande esperienza nell'allestimento di questi veicoli si vede subito. Quando sono entrato la prima volta all'interno di un 601 MQH, a me personalmente è saltato subito all'occhio la precisione nell'accoppiamento dei materiali. Questo modello è coibentato internamente anche per l'uso invernale ed è dotato di una stufa Truma Combi 4 che ti permette di utilizzarlo anche d'inverno e a temperature sotto zero. Forse l'unico difetto di questo veicolo potrebbe essere l'altezza di 3,20 metri, infatti Weinsberg ha cercato di contenere il perimetro in 5,99 metri per 2,05 metri e sviluppare lo spazio in altezza, quindi è necessario, quando si viaggia, dare sempre un occhio all'altezza dei sottopassaggi. Sì, questo camper è sicuramente da consigliare a chi ama i furgonati, ma vuole avere 4 posti letto molto comodi. Lo consiglierei anche a chi ama distinguersi avendo un camper da una forma particolare, infatti i veicoli in circolazione con questo design sono veramente pochi. Vediamo ora le dotazioni: aria condizionata in cabina, zanzariera alla porta e a tutte le finestre, cruise control, doppio airbag, traction plus, cerchi in lega, luci LED anteriori, veranda.
Questo veicolo offre tanto altro ancora. Per visionare la scheda completa e per conoscere tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure al link che trovi nell'info box di questo video su YouTube per poter accedere e conoscere tanto altro ancora. Quello che abbiamo appena visto è uno dei tanti veicoli presenti in Camperis. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili o per saperne di più, visita il sito www.camperis.it. Ciao, ci vediamo al prossimo video!